possano essere davvero questi giorni di esercizi spirituali, giorni di raccoglimento e di conversione. È iniziato il nostro cammino verso la Pasqua, verso la conoscenza più profonda del mistero di Cristo. Lui che abita nei nostri cuori mediante lo Spirito, ravvivi in noi il desiderio di conoscerlo di più, di amarlo e di servirlo nei nostri fratelli. E allora la preghiera della sera, fatta tutti insieme, è soltanto un momento di giorni in cui ci ricordiamo di Gesù, cerchiamo di essere buoni e compiamo il discernimento sulle scelte a cui siamo chiamati. Trovati. Credo che sia davvero una grazia dello Spirito Santo poter essere qui questa sera ed accogliere il dono della parola di Dio che parla al nostro cuore, allarga la nostra intelligenza, interpreta la nostra vita. È un dono grande, dobbiamo esserne riconoscenti. E anche questa sera vogliamo farci accompagnare da quella domanda che guida il nostro cammino. Dentro di me c'è il desiderio di fare della mia vita una vita buona, una vita riuscita. È possibile? Come posso fare? Le sfide di questo tempo sono davvero tante, le nostre fragilità a volte ci bloccano, ma il nostro desiderio è grande, il dono della vita lo custodiamo gelosamente, vogliamo che sia una vita bella, piena, felice. Qualche volta lo sconforto ci prende, ci viene da dire non ce la faccio, oppure non è possibile, la realtà è troppo complicata. E invece nel segno della fede, accompagnati dalla parola di Dio, possiamo dire che questo è davvero possibile. Possiamo fare della nostra vita una vita riuscita, buona, guardando a Gesù, vivendo come ha vissuto Lui. Lui ci ha dato l'esempio, ci ha detto come questa nostra vita può essere una vita piena. Vorremmo davvero, al termine dei nostri giorni, poter guardare indietro per dire che abbiamo vissuto una vita felice. Vorremmo al termine dei nostri giorni poter essere riconoscenti di questo. È il desiderio più grande che ciascuno porta nel cuore. Ma qual è il segreto di questa gioia? Tutti ne parlano, tutti la vendono. Tante volte ci siamo illusi. La gioia è un dono che viene da Dio, ma la gioia è anche il frutto delle nostre scelte, del nostro discernimento. Ne abbiamo parlato ieri sera, di scelte perseveranti, rinnovate, fedeli. Il dono della gioia si consolida nella responsabilità, perché quella beatitudine che Gesù ci promette è una beatitudine che si esercita nel nostro quotidiano. E allora dentro di me c'è il desiderio di attraversare il mio tempo, questa storia, di abitare la mia città, il mondo, come lo ha fatto Gesù.
perché guardando a Lui troverò la via della gioia. E allora anche questa sera guardiamo a Gesù. Così come la pagina del Vangelo ce lo ha presentato. Torniamo anche questa sera ad entrare in quella casa di Gerusalemme, nell'intimità di quella sera così importante. Anche noi ci sediamo attorno alla tavola di Gesù, lì dove Lui sta con i Suoi discepoli. E anche noi abbiamo il desiderio di raccogliere le Sue confidenze, di far tesoro della Sua parola. Siamo anche noi questa sera in quella casa di Gerusalemme, attorno a quella mensa. E Gesù, dopo aver lavato i piedi ai Suoi discepoli, dopo essersi inginocchiato davanti alla grandezza della dignità della vita di ciascuno di noi, ci parla, ci spiega il gesto che ha fatto. E la prima domanda è una domanda che ci interpella. Gesù dice: capite quello che ho fatto per voi? Lo dice anche a ciascuno di noi. Capisci tutto quello che io ho fatto per te? Comprendi il dono della parola, il dono della vita? Comprendi il mistero della Pasqua, i segni e le parole che io ho posto nella tua vita? Capisci quello che ho fatto per te? Una brocca, un catino, l'acqua ormai sporca sono riposte in un angolo di quella stanza. E il discepolo in quella casa è uno che innanzitutto ha bisogno di comprendere, ha bisogno di capire. Io davanti a Gesù sono uno che ha il desiderio di capire i gesti e le parole che Lui ha posto per me, ma di capire anche qual è la mia vocazione, di capire anche quali scelte concrete giorno dopo giorno devo compiere, in che modo devo lavorare sul mio carattere, in che modo devo vivere il mio studio, il mio lavoro, in che modo devo ripartire dopo una delusione, dopo un fallimento. Quante domande anche noi abbiamo nel cuore questa sera. Quanto desiderio grande abbiamo di capire. I racconti della passione di Gesù sono costellati di tante domande. Certo, le domande di Gesù, quelle rivolte a Pietro, a Filippo, ai soldati nel giardino degli ulivi, ma poi anche le domande dei discepoli, le domande del sommo sacerdote, le domande di Pilato. Che cos'è la verità? Tu da dove vieni? Ecco, dentro di noi c'è un'incomprensione con la quale dobbiamo misurarci, che dobbiamo dipanare, che dobbiamo comprendere. Questa volta, qualche volta, questa incomprensione è di fronte al mistero di Dio, al mistero di Gesù, che vorremmo conoscere più approfonditamente. Qualche volta la nostra incomprensione è di fronte al mistero degli altri, di quelle persone che ci sono vicine. Che cosa passa nel cuore di questa persona che mi sta accanto, della gente che incontro per strada, delle persone con cui studio, con cui lavoro? Che cosa passa nella mente di tanti uomini, di tante donne nel mondo? Abbiamo bisogno di capire il mistero dell'alterità, quella di Dio e quella dei nostri fratelli. Ma abbiamo bisogno anche di capire anche quelle domande che ci vengono di fronte al mistero del male e dell'iniquità. La Pasqua di Gesù è segnata da tanti gesti di rifiuto, di violenza, di condanna, di morte, di dolore. Il nostro mondo è segnato da molte ingiustizie, da molte sofferenze, e noi facciamo fatica a comprendere questo mistero dell'iniquità. Come discepoli abbiamo bisogno di capire. E Gesù,
in questa pagina del Vangelo coglie le nostre domande, sa che sono domande vere, che sono domande importanti. Non ci dà delle risposte a parole, compie dei gesti, il gesto della lavanda dei piedi, il gesto dell'Eucarestia, il gesto della sua vita donata sulla croce. Gesù dice: vi ho dato un esempio. L'abbiamo sentito nel Vangelo di questa sera. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come ho fatto io. Il discepolo sa che dal momento in cui riconosce il gesto grande di Gesù è chiamato a imitarlo, a ripeterlo. Sappiamo di essere inadeguati, conosciamo le nostre fragilità, sappiamo quello che facciamo fatica a capire, ma Gesù dice: fai come ho fatto io, ti ho dato un esempio. Ciò che il maestro ha compiuto è ciò che il discepolo deve imparare a mettere in pratica, perché l'amore, prima di tutto, è un amore che noi abbiamo ricevuto. Siamo stati amati e per questo impariamo e desideriamo amare. Abbiamo ricevuto delle risposte e per questo diventiamo capaci di dare delle risposte. Abbiamo ricevuto un gesto di servizio, per questo siamo in grado di ripeterlo. Quante volte allora contempliamo Gesù come uno che non ci dice soltanto: tu devi credere, tu mi devi seguire, questa è la tua vocazione, ma Gesù ci dice come possiamo credere, come possiamo vivere la nostra vocazione, come possiamo seguirlo. Le regole, le logiche che accompagnano la nostra vita, ci accorgiamo di giorno in giorno che sono regole e logiche molto lontane dal Vangelo. Tante volte ci viene da dire: è bello credere, ma è impossibile metterlo in pratica. Le logiche del lavoro, dell'università, le logiche di tanti affetti, le logiche che governano il mondo sono così lontane dal Vangelo. Io potrò farcela. Gesù ci ha dato l'esempio per dirci che ancora oggi è possibile vivere come ha vissuto Lui, è possibile mettere in pratica la sua parola. E questa parola è una parola che conduce alla felicità, alla beatitudine. Gesù ci dice questa sera: voi siete beati. Siete beati se mettete in pratica il mio esempio. La mia domanda, la mia incomprensione, l'esempio di Gesù, la beatitudine, la gioia che Lui mi prepone. Sapendo queste cose, siete beati. Ci colpisce il verbo. In greco questo verbo è all'indicativo presente. Gesù non ci dice: sarete beati un domani, in un futuro, se farete questo. No, non guarda lontano Gesù, guarda il mio quotidiano e ci dice: voi siete beati oggi se questa parola la mettete in pratica. La parola della gioia di Gesù, quella gioia che noi desideriamo, che cerchiamo, non è qualcosa che sta al di là del tempo, non è una promessa che avverrà al di là della storia, è qualcosa di praticabile, di raggiungibile, già da ora. E questa beatitudine, questo mettere in pratica la parola di Gesù, diventa la condizione per accogliere Lui e per accogliere Dio. Gesù ci dice: chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. La strada della beatitudine, della gioia, è una strada che si apre all'accoglienza. All'accoglienza di Gesù, all'accoglienza di Dio. E chi accoglie colui che è inviato a nome di Gesù, accoglie Gesù stesso. L'accoglienza. L'accoglienza di quel Gesù che ha servito l'uomo. Perché l'uomo ha una dignità grandissima.
che ha dato la vita per l'umanità intera. Accogliere Lui, fare come ha fatto Lui, significa ripetere il suo gesto. L'altra parola importante che ritorna nei racconti della Pasqua è: fate questo in memoria di me. Vi ho dato un esempio, fate questo in memoria di me. Accogliere Gesù significa essere nel mondo e attraversare il mondo come lo ha fatto Lui. E l'amore di Gesù è un amore dirompente, è qualcosa che spezza. Gesù spezza il pane, versa il suo sangue, lacera il suo corpo. Gesù si fa dono per tutti. Gesù si pone di fronte al mistero dell'ingiustizia e dell'iniquità con il segno dell'amore e del servizio. Se vogliamo trovare la gioia vera, quella gioia che non può essere che una gioia condivisa, dobbiamo accogliere il suo esempio ed amare come ha amato Lui. Soltanto così potremo essere anche noi uomini giusti, uomini di giustizia, come è stato Gesù, il discepolo che è servo come lo è stato Gesù, che è inviato perché si identifica con Gesù che lo invia, diventa capace di vivere dentro la storia amando e servendo ogni uomo come ha fatto Gesù. Ed è qui che noi possiamo comprendere il senso di quella virtù che è la virtù della giustizia. Vogliamo seguire l'esempio di Gesù per essere uomini virtuosi, cioè uomini realizzati, uomini maturi, uomini adulti. E che cos'è questa giustizia che noi vogliamo mettere in pratica sull'esempio di Gesù? Poco lontano da qui c'è il Palazzo di Giustizia, un palazzo che conosciamo tutti molto bene perché almeno da 20 anni a questa parte, dai tempi di Tangentopoli in poi, ci siamo abituati a vederlo spesso nei servizi del telegiornale. Quel palazzo grande, di pietre bianche, costruito in epoca fascista. Su questo palazzo, sul frontespizio, c'è una scritta a lettere di pietra. È una citazione del giurista romano Eneo Domizio Ulpiano, che indica quali sono i 3 fondamenti del diritto, della giustizia. E questi sono: oneste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere. Vivere onestamente, non recare danno agli altri, dare a ciascuno il suo. La giustizia ruota attorno a questi 3 principi. E San Tommaso, parlando di questa virtù, dice proprio che la giustizia è quella virtù per la quale con costante e perpetua volontà si attribuisce a ciascuno il suo. Tutti parlano di giustizia in 1000 modi diversi. Ci siamo stancati di sentire questa parola, è diventata piena di retorica, quasi non ci crediamo più. Anzi, forse pensiamo che tante volte per fare strada non bisogna essere molto giusti, che se vogliamo realizzarci dobbiamo imparare a chiudere un occhio. Invece questa sera siamo chiamati ad alzare, ad aprire i nostri occhi su questa scritta, tornare a rileggerla e pensare che quelle parole devono diventare un nostro impegno di vita. Innanzitutto, oneste vivere, vivere onestamente. La giustizia, prima di essere un diritto preteso o una regola nelle relazioni pubbliche, è uno stile di vita personale. La mia vita sarà buona, sarà realizzata nella misura in cui sarà una vita onesta, capace di fare verità in se stessi. Se sapremo essere
coerenti con noi stessi, se sapremo costruire una vita ordinata, capaci di avere dei punti di riferimento, se sapremo metterci di fronte agli altri nella sincerità, nell'affidabilità, allora saremo davvero uomini di giustizia, uomini trasparenti, coerenti, che non si mettono delle maschere, che non si nascondono dietro qualcosa che non è autentico. L'onestà ha a che fare con la dignità. Cercherò di essere un uomo onesto, un uomo giusto per rispetto a quella dignità alta, originaria della mia persona. Voglio essere un uomo tutto d'un pezzo. Non è facile oggi, tutto è frammentato, tutto è un po' a pezzi. Essere uomini e donne tutto d'un pezzo è difficile, ma non è impossibile. Voglio essere un uomo onesto con me stesso, con i miei impegni, con le persone che incontro, nella gestione della mia vita, nelle mie relazioni. Secondo, alterum non ledere, non recare danno all'altro. La mia dignità alta, originaria, è la dignità anche dell'altro, è la dignità di tutti, non solo di qualcuno. Rispetto e difendo la dignità altrui. Non è ancora un prendersi cura dell'altro, ma ne è la condizione, è il punto di partenza. Noi oggi lo vediamo benissimo, nelle nostre relazioni tante volte dobbiamo metterci e misurarci di fronte a una competitività molto forte. L'altro è un rivale, l'altro è uno che compete con me, che potrebbe ostacolarmi nel raggiungimento dei miei obiettivi. Nell'ambito del lavoro, nella vita sociale. E allora diventa difficile non recare danno all'altro. Noi dobbiamo sempre mostrarci all'altezza, sempre efficienti, sempre adeguati. E tante volte siamo tentati di usare qualsiasi mezzo, anche che lede la dignità dell'altro. Attorno a noi c'è molta aggressività, a partire a volte anche dalle nostre famiglie. Quante volte nei rapporti con i nostri genitori c'è tensione, diciamo nervosismo, quanta aggressività. Magari incontriamo anche su tanti social network, sui blog, dove ognuno può scrivere anonimamente qualsiasi cosa. E allora la diffamazione, il fango, le offese si sprecano. Non recare danno all'altro. Quante volte il clima attorno a noi è inospitale, è intollerante. Quante volte l'altro è un nemico. Essere uomini e donne giusti, di giustizia, significa rispettare sempre la dignità dell'altro. E poi, terzo, dare a ciascuno il suo, suum cui quetribuere. La giustizia agisce sempre in modo costruttivo e fecondo, fa crescere la qualità delle relazioni, testimonia la dignità di tutte le persone, perché ciascuno possa contare sui propri diritti, tutti possano avere un'esistenza dignitosa, di qualità. Questa giustizia che si impegna, che lotta contro ogni forma di iniquità, contro ogni disparità, è la modalità concreta e esigente di vivere quel servizio che Gesù ha compiuto, quell'amore che ci ha testimoniato morendo in croce nonostante il rifiuto, nonostante l'ingiustizia, come uomo innocente. L'ingiustizia che ci circonda ci deve scuotere, non possiamo rimanere indifferenti. I segni di odio, di violenza, di guerra ci devono urtare, ci devono mettere in gioco. Vogliamo costruire un mondo più giusto, più vero. Ma sappiamo anche che la pienezza di questa giustizia è la pienezza che appartiene a Dio. San Paolo dice: non fatevi giustizia da voi stessi,
Sta scritto infatti: spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Dio stesso già dà a ciascuno il suo. Dio stesso è giustizia. Dio è giusto. È un attributo che appartiene a Dio. Essere dunque uomini giusti significa essere a immagine di Dio. Questo ci chiede giustizia. Questo ci chiede coraggio. Ci chiede una lotta quotidiana, impegnativa. Ci chiede perseveranza. Il termine ebraico, tzedakah, dice che la giustizia non è semplicemente una questione giuridica, è molto di più. È un sinonimo di salvezza. Dio è giusto, Dio giustifica perché ci porta a salvezza. Essere uomini e donne di giustizia in questo tempo significa essere uomini e donne capaci di portare alla salvezza. Questo ci chiede un impegno costante, quotidiano, praticabile. Ci chiede di guardare anche a tanti eroi del nostro tempo, tanti uomini e donne che hanno dato la loro vita per questa giustizia. Ci chiede di dire: anch'io voglio percorrere la loro strada, il loro esempio. Chiediamo questa grazia al Signore, di essere onesti con noi stessi, di saper rispettare la dignità di tutti, di dare a ciascuno il suo, secondo giustizia, perché vogliamo essere immagini del Dio giusto, perché questa giustizia dischiude la salvezza, perché come Gesù, sul suo esempio, vogliamo fare della nostra vita una vita riuscita, perché capace di donarsi agli altri. Di fronte all'iniquità, alla violenza, il dono gratuito del proprio amore. Concludo con un'espressione di Romano Guardini, che parlando di questa virtù dice: un uomo è degno del nome di uomo quando sul luogo dove esiste si adopera per la giustizia.